Benvenuti carissimi amici a Country Live, un altro grande appuntamento dedicato al mondo country con due grandi amici qui di fianco a me, come sempre, Marilou Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Benvenuti. Grazie, ciao. Ben trovata, sì, grandi perché stiamo sempre più grandi. Come dire? Siete persone di spessore. Altro che. Tutto bene? Passata una bella settimana? A posto. Tutto a posto. Allora, oggi volevo parlare di abbigliamento. Sono partita così perché ho visto Mary che è bellissima oggi. Questa sera è bellissima. E è questo stile squaw che mi dicevi prima, a telecamere spente, hai una giacca strepitosa e una collana ancora più bella. Sì, oggi sono un po' indianina, diciamo così. Vabbè, la giacca è un cardigan di lana con i disegni tipici, insomma, un po'. Dei nativi americani e la collana, sì, anche questo è un gioiello proprio tipico con un disegno tipico dei nativi americani, si chiama Squash Blossom, non è vero ovviamente perché è un simil turchese, quindi comunque però i gioielli dei nativi sono veramente bellissimi con queste pietre di turchese, le pietre di luna, sono veramente dei prodotti artigianali. Costosi, bellissimi. Vabbè, questa è un'imitazione, ovviamente non è argento, non è un turchese vero, però il disegno è quello che spesso ritroviamo nella gioielleria dei nativi americani. Visto che abbiamo parlato appunto di pezzi artigianali, loro hanno un artigianato bellissimo, è proprio artigianale, insomma, e comunque vanno a riprendere ciò che erano comunque gioielli della loro storia, della loro tradizione. Esatto, della loro tradizione, quindi veramente belli e preziosi. Bellissimo. Trovi questi artigiani che hanno dei villaggi di roulotte o di baracche, direi più che case, perché sono case piccole di legno prefabbricate. Sì. Sparse per il deserto e tu trovi questi villaggi dove gli artigiani indiani, soprattutto ci sono parecchie donne che vendono questo artigianato ai turisti e a me hanno fatto molto, molta impressione queste donne per la loro, come si dice? Manualità, ma anche per la loro correttezza. Non sono persone che spingono il turista a comprare, sono ti lasciano guardare, ti consigliano, ma non spingono. E quindi è una cosa strana per gli ambulanti, che di solito tendono a tirare, a trattare, a spingerti a comprare. Loro invece mantengono la loro discrezionalità e sono particolari da vedere. Che bella questa cosa. Beh, comunque si evince un po' la loro cultura, dà l'idea di un popolo estremamente rispettoso, estremamente mite, con delle regole ben precise, e il rispetto della persona, il rispetto della natura, il rispetto della storia, degli antichi. Degli animali. Piace molto, a me piace molto come idea. Bello. Ma è una cosa che a me è rimasta nel cuore in queste riserve indiane è che comunque lì veramente si respira spiritualità, non so come dire. Cioè, senti qualcosa... Sì, c'è proprio questo, non so questa se energia, questo... Questo campo energetico. Sì. Bello, bello, bello viaggiare come avete fatto voi, che avete avuto l'opportunità di toccare delle cose meravigliose, che magari noi che vi ascoltiamo cerchiamo di, capito, carpire più informazioni possibili, ma non è come viverle personalmente, perché le vivi poi coi cinque sensi, no? Mentre noi ne possiamo solo ascoltare, che bello. Allora, dopo parliamo anche della meravigliosa camicia di Loris, però, perché abbiamo fatto i complimenti a Mary, ma dopo facciamo i complimenti anche a Loris. Prima però diamo ai nostri ascoltatori a casa un pezzettino del tuo grande estro. Hai un video per noi? Allora, vi propongo stasera un pezzo di Eric Church. Perché Eric Church? Perché è da un po' di tempo che non faccio sentire musica rock, quindi questo è un country rock, lo dedico soprattutto alle persone che amano questo tipo di genere. A me piace poi far ascoltare un po' tutti i generi. Il country si adatta a mischiarsi a molte altre sonorità,
in questo caso appunto è un ragazzo anche più giovane, Richard, dalla Carolina del Nord. Lui ha cominciato giovanissimo a suonare e come tantissimi altri artisti poi si è trasferito a Nashville, che è la patria della musica country, dove vengono registrati quasi tutti gli album musicali. E lui è stato aiutato dal papà, che ha finanziato perché lo prendesse qualche casa musicale, e in effetti poi ha avuto anche un discreto successo e continua a suonare questo genere, che è un po' più adatto ai ragazzi un po' più giovani, oppure anche a quei nostalgici che amavano il rock degli anni 80-90, perché il suo sound ricorda anche un po' questo tipo di melodia. La nostra generazione, allora me lo godo intensamente, anche tutti voi che ci guardate da casa, ci vediamo fra pochissimo. E questo era un altro bellissimo videoclip, ovviamente magnificamente presentato dal nostro Loris DJ di Italian Country Family, del quale ho parlato della sua meravigliosa camicia, perché volevo dire a voi amici che ci seguite da casa, ma tanto molti di voi lo sanno perché mi hanno già scritto, hanno già chiesto informazioni, queste meravigliose camicie le fa la nostra Marilu Teseo Italian Country Family, con la sua linea Westline, linea di abbigliamento che peraltro trovate, vogliamo dare le indicazioni così magari vanno a cercare le foto di tutte le opere meravigliose che fai? C'è una pagina su Facebook che si chiama Westline Country e lì ci sono le foto delle nostre camicie. Tra l'altro abbiamo appena finito di preparare delle bellissime camicie per un gruppo di Genova, sono molto piaciute, siamo molto felici che anche loro, che anche insomma in Liguria, un po' insomma sparse per l'Italia, ci sono diversi gruppi che indossano il nostro marchio, quindi siamo veramente orgoglioni. Che bello, orgoglioni. Davvero un plauso, Mary, avanti così, siete bravissimi, Westline. Detto ciò, visto che abbiamo parlato di Nashville e tu ogni tanto lo tiri fuori, Loris, io vorrei, ho un video bellissimo che mi avete fatto tu e Mary, visto che parlo sempre di voi che viaggiate, io rimango qui in studio, loro viaggiano e poi mi raccontano. Non so chi dei due sia più fortunato, però ho un bellissimo video che mi avete fatto davanti al Grand Ole Prix. Bene, bene, bene. Ottimo, il Grand Ole Prix è la cattedrale della musica country appunto a Nashville, quindi è sicuramente il tempio della musica country. E l'abbiamo visitato ormai diversi anni fa in uno dei nostri viaggetti di là dall'oceano. E niente, allora guardiamocelo così, piangiamo un po', perché adesso è un po' che siamo fermi, insomma, per tutte queste situazioni che si sono... Allora ci gustiamo insieme agli amici che si seguono da casa questo piccolo pezzettino, poi torniamo perché mi è venuta un'altra idea, mi hai dato lo spunto per un'altra domanda, a fra poco. Loris è inviato a Nashville per portare questo contributo a Tiziana e la sua trasmissione. Questo è il Grand Ole Opry di Nashville, è la patria della musica country negli Stati Uniti. Da questo teatro è nata la città di Nashville, con tutto il suo contorno dedicato alla musica country. Qui ci sono stati tutti i più grandi cantanti country d'America, solo alcuni sono stati onorati di essere membri di questa famiglia. Abbiamo visitato l'interno dei camerini dei vari cantanti con le varie foto d'epoca dal 1925 fino ad oggi. È stata una grande emozione e volevo riportarla agli amici. Grazie, ciao. Allora, simpaticissimi davvero questi mini video, ne ho tantissimi, peraltro li trovate sul nostro sito ufficiale www.countrylivetv.it, ci sono varie sezioni. Per chiunque voglia iniziare a ballare, vi ricordo il corso
primi passi di line dance della nostra maestra Marilu Teseo, che ha diviso i singoli passi in tanti piccoli video come un glossario, per cui chi sa può ripassare, chi non sa impara, perché sono davvero semplici ed esaustivi. Ricordo invece agli amanti della musica di seguire la rubrica Il Country di Loris DJ, perché parla di tanti autori e di tanti artisti in modo davvero molto preciso e simpatico. Volevo fare però questa domanda, questa cosa che l'America è enorme, ma perché? Perché è Nashville il punto dove si va a registrare? Perché tanti artisti sono passati da Country Live e tutti, anche quelli italiani, hanno detto che sono stati onorati nell'essere andati a registrare il loro album a Nashville. Da dove è iniziata? Chi è che ha detto Nashville è la capitale della musica? È partita da un artista famoso? È nata da una major musicale importante? O è stato così? È nato così, un passaparola, piano piano, e adesso ufficialmente, se non vai a Nashville, non sei andato nel tempio della musica. Come funziona? Conoscendo i miei problemi di memoria, con le date sono un disastro, ma credo che tutto sia nato attorno agli anni 60, credo. Nashville è diventata grande perché ha reso popolare la musica country tramite le radio, tramite appunto le case discografiche, e diciamo che forse l'ha resa anche talvolta troppo commerciale. Tant'è vero che tanti artisti, soprattutto per esempio pensiamo agli artisti texani, o pensiamo agli artisti che ama tanto lui, no? I suoi outlook. Non sono amanti, non erano, perché ormai sono quasi tutti estinti, gli altri di cui lui è innamorato, non erano pro Nashville, perché la ritenevano appunto troppo commerciale, e quindi continuavano a registrare o autonomamente, o comunque, per esempio, la musica texana è un filone a sé rispetto a Nashville. Difficilmente dei cantanti texani vanno a Nashville, okay? Alcuni sì, ci sono dei grandi, perché sono, però diciamo che Nashville è la parte commerciale che ha reso grande il country, che l'ha reso popolare, ma che talvolta effettivamente è un po' troppo commerciale. E per quanto riguarda da quando è partito il discorso Nashville, io credo sì tra gli anni 50 e insomma più o meno in quell'epoca lì, credo. Sì, però secondo me sono cose che nascono per caso, perché lì c'erano le prime case di registrazione dove si trovavano i musicisti per registrare i dischi, quindi pian pianino vicino c'è nato un locale, poi si è trasferito un'altra casa di registrazione, poi si è trasferito un produttore e così via, e poi è diventata famosa per questa cosa, ed è una città che vive di musica country, cioè il business di questa città è proprio la musica, e trovi tante attività collegate e attività attinenti alla musica che vivono appunto di questo prodotto. Quindi, come ad esempio Memphis è nata per il blues, oppure Austin per la musica live in Texas, oppure mi viene in mente New Orleans per altri generi musicali, ecco. E quindi là c'è questa cosa che ogni città musicale ha un proprio genere particolare che la identifica. Poi il motivo, penso che sia un motivo commerciale, come da noi c'è la Motor Valley qua in Emilia, e là è nata la Valle della Musica. La Valle della Musica, la Music Valley. Esatto. È bellissima questa cosa, è bellissima, no, perché comunque è molto evocativo come nome, anche a me, anch'io che non sono all'interno del mondo country, quando sento parlare di Nashville mi viene in mente la parte musicale, quella country. Allora volevo capire un attimo, anche perché ripeto, quanti ne sono passati di amici qui da noi, e tutti insomma soddisfatti hanno detto che poi sono andati a registrare il loro album a Nashville, come se fosse qualche cosa proprio dove devi andare assolutamente se sei un musicista. Deve essere una cosa molto bella, sì. Sì, e comunque è nato comunque sicuramente dal discorso radiofonico, perché comunque sì, una volta, insomma, andiamo indietro di parecchi decenni, comunque insomma negli anni 40-50 le trasmissioni radiofoniche erano trasmesse in diretta.
E lì a Nashville c'era questa tradizione, questo programma radiofonico che veniva, se non mi ricordo male, trasmesso dal Ryan Theater, credo, se la memoria non mi inganna, e ha reso famoso Nashville proprio partendo dai programmi radiofonici. Da lì poi sono nate le case discografiche e comunque tutto il discorso si è amplificato fino a diventare effettivamente la capitale mondiale della musica country. Bellissimo, bellissimo, davvero grande. Bello questo viaggio che mi avete fatto fare, vi ringrazio, sono certa che sia piaciuto tanto anche ai nostri amici che ci seguono da casa. Ora, prendiamo un aereo, perché forse soltanto col torpedone ci mettiamo un po' di tempo, e da Nashville andiamo, voliamo in Messico. c'è qualche chilometro e andiamo dai nostri amici, le scuole di Carlos Hernandez, ci gustiamo un'altra bellissima line dance, grazie davvero perché sono stupendi ed è bellissimo che condividano con noi la loro passione per la musica ed il ballo, però vi riaspettiamo qui perché ovviamente abbiamo altre cose meravigliose da raccontarvi. A fra pochissimo. Hola, nosotros somos Strong Country Class. Formamos parte de la escuela Nashville Country Club de Chihuahua, Chihuahua, México. Queremos mandarle un saludo a Tiziana Tosola, conductora de la televisora de Italia. La siguiente coreografía tiene como nombre Love Terrain. Es una coreografía de 48 tiempos, de dos paredes y tres restas. Gracias, espero y les guste esta coreografía. Saludos. ¡Saludos! If I have caused your dreams to die, if things I've said have made you cry, just blame it on my restless heart. Your love was warm, but we must part, because love me out.
e sono qua per una nuova grande novità dedicata ai più piccini. Beh, molti di voi mi hanno chiesto di realizzare un qualche cosa per i loro nipoti o per i loro figli ed è nato quindi Crea con Fantasia. È un canale YouTube al quale potete iscrivervi gratuitamente e vi consiglio di attivare la campanella delle notifiche affinché ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video ne sarete avvisati. Poi potrete guardarlo quando e quanto vorrete. È un canale dedicato ai più piccoli diviso in sezioni. Ci sarà la sezione giochi, ci sarà la sezione attività di laboratorio e ovviamente non possono mancare le favole, peraltro divise in due sezioni. Le favole classiche, quelle che conosciamo tutti, con le quali siamo cresciuti, che abbiamo amato fin da piccoli, e una sezione le favole di Zia Titti scritte appositamente da me per i vostri piccoli, ma aspetto i vostri commenti sotto ogni video che pubblicheremo. Quindi vi aspetto su Crea con Fantasia per una nuova grande avventura insieme. Grazie a Carlos Hernandez, grazie a queste bellissime scuole che, ripeto, condividono con noi la loro passione per la musica ed il ballo. Allora, Loris, siamo arrivati ad un altro pezzo dei tuoi grandi gruppi che ci proponi. Allora, fine trasmissione, mi sfogo e vi propongo un gruppo che a me piace tantissimo, uno dei miei preferiti, che sono gli Asleep at the Wheel, capitanati dal grande Ray Benson. Dico grande perché è alto 2 metri, quindi, ma è anche un grande personaggio. Noi l'abbiamo visto alcune volte dal vivo, l'abbiamo conosciuto, abbiamo anche parlato assieme e l'abbiamo visto in Francia, in crociera, in America, l'abbiamo visto un po' dappertutto. Comunque, gli Asleep at the Wheel sono un gruppo essenzialmente western swing. Questa sera vi propongo un brano. Ah, vi volevo dire una cosa. Tanti sono convinti che Ray Benson sia texano. In realtà lui è di Filadelfia, in Pennsylvania. E il gruppo, gli Asleep at the Wheel, è nato in Virginia. Quindi, però poi si sono trasferiti in Texas e tutti pensano che sia un texano doc, perché fa anche una trasmissione sulla musica country in Texas, in TV molto seguita, e quindi tutti pensano che lui sia texano, ma in realtà è di Filadelfia. E comunque Ray Benson è stato in Italia anche parecchie volte, accompagnando anche Dale Watson, che è un altro cantante texano con cui suonano spesso assieme. Stasera vi propongo un vecchio pezzo che si chiama Miles and Miles of Texas. È un vecchio pezzo che parla di un rodeista della Louisiana che va in Texas a fare i rodei e mentre viaggia si ferma, conosce ragazze, vede dei cavalli, vede questi paesaggi, si innamora del Texas. E quindi vi propongo questo pezzo che però qui non è un video, ma è dal vivo in uno studio di registrazione con i suoi musicisti. Dai, allora ce lo gustiamo, a fra pochissimo. Bellissime, bellissime le emozioni che ci fai vivere ogni volta, Loris, con questi bellissimi video, che come sottolineo sempre al pubblico a casa, non è che li trovate così su YouTube, aprite YouTube e compaiono. Sono frutto di una ricerca di Loris, perché ama particolarmente certe musicalità, quindi lui si va a cercare sia i brani, ovviamente ha una grande esperienza, una grande conoscenza degli artisti, ha delle preferenze, quindi ci regala davvero ogni puntata delle chicche incredibili. Loris, grazie. Prego. Io, Mary, non ti ho mai chiesto che cosa si balla su questi brani, ma ormai ti ho rinunciato, vero Loris? Quasi vero, Mary? No, questo è un western swing, quindi tu ci balli su western swing. Principalmente la so Tumbleweed. Anche brava, mamma mia, ma se sai, mi so, pacchi, hai visto che sto studiando? Allora ricorda agli amici che se vogliono vedere Swing in Tumbleweed non devono fare altro che andare sul nostro canale YouTube, perché è una coreografia che fece la nostra Marilu Teseo per un'annualità di Energioi, il ballo che unisce appunto su questa bellissima melodia. E un grazie davvero ai nostri due esperti, Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Grazie, grazie, grazie. Come farei senza di voi? Faresti meglio.
Grazie a te, Tiziana. Ogni tanto scherziamo, ma noi ci teniamo molto anche a far vedere della musica in modo serio, quindi ogni tanto ci lasciamo andare, perché di trasmissioni ne abbiamo fatte tante, allora ci capita anche qualche battuta. Comunque è grazie vero. A tutti. È vero, è vero. Grazie ragazzi che ci seguite con questo tanto affetto da casa, e io vi aspetto al prossimo appuntamento, sperando che siano delle giornate strepitose all'insegna del ballo e della musica, ovviamente in attesa di noi. Alla prossima, ciao!